Chucho, chucho. Okay. Chucho. That's it. La conclusione cercata dal Mowa da Karatsang. Comunque in questo secondo tempo la Nigeria ha meritato, nel senso che è entrata con un altro spirito. L'Islanda non cambia mai passo, troppo monotematica proprio nelle sue situazioni. Piano piano, perché la Nigeria è tranquilla. Quando vi questa cerca di tirare l'Islanda, che è soltanto per, come vedete in questo caso, ruba palla, poi metterà questa palla dentro, però non si aspettava forse il vantaggio e quindi è rimasta un po' frastornata e la Nigeria ne sta approfittando, giocando una partita tranquilla, sul possesso. Quindi Iheanacho, Moses, Balogun e Kong. Ingason, primo pallone per lui, poi Sigurdsson, Magnusson sul pressing di Moses. Buono triangolo con Bjarnason. Bodvarsson. Difficoltà chiara, punto di vista tecnico, Bodvarsson. Doppio controllo mancato alla fine del pallone che gli scivola sopra la scarpa. Diventa di proprietà della Nigeria. Si potrebbe poi ripristinare Alfredson ciò che ha fatto con l'Argentina, cioè far entrare un giocatore come Alfredson e rifungere come da Biberon, che sulla tre quarti è un giocatore molto più eclettico, quindi da può dare la palla gol. Anche Alfredson è un giocatore di esperienza, quindi secondo me di mezzo deve fare qualcosa di diverso. Si prova Gislason a puntare la porta della Nigeria col destro. Pallone alto. Ciao. È vero, tipo sì, ho giocato un altro sport rispetto ai compagni. Eh sì. Sì, lui è proprio. Capisce un altro modo di pensare il calcio, dare la caratura tecnica, tattica, tutto diverso. E poi spostarlo qualche metro più avanti, sì, potrebbe diventare davvero importante avvicinarlo alla porta, perché anche da questi tentativi di Gislason, insomma, si capisce la difficoltà inquadrare il bersaglio grosso. Che è successo? Niente. E tipo sul contrasto con Gunnarsson si aprono scenari interessanti per Moses. Può puntare questa volta con un po' con Magnusson. Moses con il sinistro, il pallone che sbatte addosso addirittura Musa, probabilmente poi ha liberato la difesa islandese. E Kong su Bodvarsson. Obi Nickel con calma per Balogun. Conquistare il pallone della Nigeria, di fronte a quella parte Moses sta facendo sempre sulla fascia libero, quindi vuol dire che Bjarnason lo marca poco in partenza e quindi Magnusson nell'uno contro uno è completo retrocesso. Che c'è? Pezzo sull'Islanda ancora il tempo con il destro.